Presidente, primo giorno di scuola, una scuola nuova che si inaugura, un buon segno per la Basilicata e soprattutto per i bambini? Non c'è dubbio che il nostro primo pensiero sono i bambini. Noi partiamo da qui e dalla istruzione, dalla cultura, dalla formazione. La scuola è la platea, diciamo, è la palestra, anzi, da cui partiamo per costruire culturalmente, interiormente e fisicamente la nuova classe dirigente, quindi la nuova, nuovissima generazione. Poi i plessi scolastici che sono adeguati sismicamente e danno sicurezza soprattutto alla luce di ciò che è accaduto, ci riporta al dramma di alcune popolazioni alle quali siamo vicini, ma anche alla possibilità concreta che istituzioni si mettono insieme, in questo caso il Comune e la Regione, fanno della scuola l'oggetto di finanziamento virtuoso per cui realizziamo e inauguriamo queste opere. Ecco Presidente, proprio parlando della sicurezza nelle scuole, alla luce di quanto è accaduto nel centro Italia, ci sono circa 48 milioni disponibili per fare un intervento a tappeto sulla Regione. Qualcosa è stato fatto, altro si dovrà fare? Siamo partiti da un ulteriore approfondimento, per dire un audit, per verificare le emergenze che ci sono, se ce ne sono, e lì dove a valle di questo audit noi poter programmare, progettare e realizzare con quelle risorse in modo che adeguiamo sismicamente e mettiamo tutto in sicurezza. È una nostra priorità. Un messaggio agli studenti che oggi riprendono? Che partono da qui per fare consapevolezza, conoscenza e sapere, che sono ingredienti essenziali, indispensabili per governare la Basilicata e l'Italia domani.